Sì, siamo partiti, secondo me, abbastanza bene. Loro hanno fatto la prima azione e abbiamo subito il gol. Non è stato facile, perché subito a freddo così non è mai facile. Poi loro si sono chiusi e dovevi cercare lo spazio giusto per un tiro, per cercare il gol. Adesso devo ancora rivederlo il gol, non so se era fuori gioco o no. Comunque è stato... La conclusione al limite, respinta e Potevate fare qualcosa di sì, più. beh, sicuro potevamo fare di più. Adesso dico, non devo ancora rivederlo e tutto, però non è stato facile perché abbiamo preso questo gol subito, però siamo stati bravi a restare sempre in partita e a prenderla subito. Marco, stavo dicendo, insomma, manca davvero pochissimo, è il coronamento di una stagione in cui siete andati un po' sulle montagne russe, a volte su, a volte giù, momenti. C'è stato un momento nel primo tempo in cui voi eravate sotto e tutte le avversarie vincevano e sembrava che il Teramo potesse ripiombare ancora una volta. Insomma, come si vivono stagioni del genere e cosa ti lasciano? No, non è facile perché, come hai detto te, siamo stati poco continui con i risultati, perché penso che con le prestazioni siamo più o meno quasi sempre abbiamo fatto la prestazione, e sono mancati a volte i risultati, e non è facile, bisogna stare sempre sul pezzo e, come stiamo facendo nell'ultimo periodo, continuare a fare punti, e solo così riesci a lasciarti indietro le altre. Magari Marco togliersi anche quello sfizio adesso, nelle ultime 2 giornate, perché no, di guardare anche al decimo posto. Sì, siamo rientrati negli spogliatoi e pensavamo di essere salvi, ma matematicamente dopo ci ha detto il direttore che non è proprio così. E dopo, ripeto, ormai lo sanno tutti, ci siamo dati l'obiettivo di 45 punti, quindi mancano ancora 3 punti al nostro obiettivo di squadra. Io ti voglio chiedere un tuo bilancio personale, no? Un soprano che ha giocato con continuità e ha dato tanto a questa difesa del Teramo, soprattutto nella seconda parte del campionato. Sì, rispetto a, diciamo, i primi 2 anni che ho avuto qualche problemino fisico di più, di troppo, e quest'anno ho trovato più continuità e anche di prestazioni, cioè, spero di aver fatto delle buone prestazioni, dopo siete voi a giudicare, però personalmente sono abbastanza contento. Ecco Marco, visto che hai tirato fuori qualche stagione fa, ecco, era arrivato in una difesa a 4, Soprano, Cristini, oggi ritroviamo Marco Soprano alla terza stagione a Teramo, che diciamo è il leader della difesa ed è diventato anche un difensore centrale di una difesa a 3, praticamente sei diventato uno specialista, non so quanto ci avessi già giocato in passato a No, 3, quanto. in passato ci ho giocato spesso a 3, anche a fermo giocavo a 3 e dopo sono venuto qua il primo anno abbiamo sempre giocato a 4 e quest'ultimo periodo da gennaio stiamo giocando a 3 e, come ho già detto, mi trovo bene anche a 4, ma forse esprimo il mio meglio nella difesa a 3. Ritorno su quell'azione che poi è stata fermata per fuorigioco, Sì, era sì. arrivato il pallone a Bernardotto, No. tu volevi quel gol, Ho cercavi. cercato e tutto, dopo non so, ho alzato fuori gioco, ma penso che fosse stato Bernardotto in fuori Sì, gioco. Però sì, infatti io. non sono riuscito a prenderla bene, insomma. Il gol come l'ha visto, l'abbiamo chiesto? Il gol come l'ha visto, l'abbiamo Ah, chiesto? sì, Sì, no, ho parlato. Di quale? Quello Aspetta, preso? sì, quello Sì, preso. l'ho già risposto. Una domanda. Me lo puoi ripetere per favore, quando te lo Sì, ricordavo. no, come ho detto, eravamo partiti secondo me bene col possesso e poi alla prima azione loro, che sono visti nella nostra metà campo, mi sembra da rimessa laterale o da qualcosa, sono arrivati alla conclusione troppo facile secondo me dal limite e dopo non siamo andati a proteggere il nostro portiere sulla respinta. Adesso il gol lo vedremo in settimana e cercheremo di analizzare gli errori fatti. Marco, peraltro questa stagione, gara di andata, ma anche con la Pistoiese, anche a segno, ieri parlavamo con il mister dei record personali, quello di Bernardotto, quello di D'Andrea, c'era anche il record personale di Soprano che non aveva mai segnato tra i professionisti, quest'anno è andato a segno 2 volte. Finalmente direi.
Finalmente, no, son contento, e la cosa è che non devo fermarmi, oggi potevo secondo me fare meglio in quella palla là.